La festa è iniziata, la sagra del folklore è in avvio. Ecco, il presentatore Enzo Pancheri sta iniziando la sua presentazione. Gentili amici, ora siamo ancora più numerosi dell'inizio. Ringraziamo per la sfilata e per il programma, le esecuzioni bellissime, piacevolissime della fanfara ANA di Pieve di Bono, che ha aperto così le nostre prime ore serali di questa quarta edizione della mostra del folklore, della sagra del folklore di Pieve di Bono. E permettetemi prima di salutare i nostri ospiti di questa sera, permettetemi di soffermarmi un pochino sul significato di questa sagra del folklore. Una quarta edizione, un ritorno dopo 3 anni di assenza, questi 3 anni di assenza, voi tutti lo capite, dovuti a motivi logistici. Il risultato di questi 3 anni di assenza lo abbiamo qui, in questa meravigliosa struttura che serve sì una popolazione scolastica di oltre 300 ragazzi, ma che serve ed era ed è nell'intento di coloro che l'hanno voluta, serve anche per tutti gli esterni, per tutte quelle attività, cioè, che servono a rendere più significativa la zona dal punto di vista culturale. Infatti queste strutture sono servite, servono in questa occasione e serviranno per concerti, per dibattiti, per incontri sportivi presso questa palestra meravigliosa. Quindi 3 anni che non sono andati persi. Ci ritroviamo qui ancora con questa quarta edizione. Una quarta edizione che propone un'infinità di cose bellissime, dalle proposte culturali alle proposte folcloristiche, alle proposte artistiche, gastronomiche e alle proposte anche di ricordi, ricordi come la mostra dei ricordi dal cassetto, una bellissima mostra fotografica. Fra le proposte culturali più significative quest'anno c'è quella del tema dell'anziano. Ecco, e non a caso è stato scelto questo, non forse, e questo è l'intendimento proprio degli organizzatori della sagra del folklore, non forse perché è l'anno dell'anziano, non certamente perché è stato l'ONU a dichiarare l'82 l'anno dell'anziano, ma per valorizzare l'anziano nella conca di Pieve di Bono, per valorizzare la casa di soggiorno per anziani di Pieve di Bono. E io penso che questo sia un discorso veramente notevolmente serio. Io ricordo che a riguardo ci sarà domani un dibattito che riguarda l'anziano. Ed è proprio nel quadro di queste iniziative della mostra della sagra del folklore che domani ci sarà questo dibattito, questa conferenza dibattito, l'anziano oggi. Le relazioni introduttive, lo ricordo qui questa sera, saranno tenute da Vittorio Cristelli, direttore di Vita Trentina, da Aldo Merz, presidente del Comitato Provinciale INPS, da Irma Riccadonna, dell'assessorato comprensoriale alla sanità, da Gianmario De Muzio, presidente della casa di riposo di Strada. Il dibattito pubblico sarà coordinato da Enzo Filosi, che è giornalista. C'è da ricordare ancora che quest'oggi alle ore 14 ha iniziato il suo lavoro veramente arduo la giuria del concorso fotografico L'Anziano, una giuria composta da Silvio Pedrotti, fotografo della AFIAP di Trento, Silvio Pedrotti che l'abbiamo avuto quale ospite qualche anno fa come direttore del coro della SAT. La giuria è composta ancora da Rico Gottardi, presidente del Circolo Fotocinematori Tionese di Tione, da Sergio Trenti, pittore di Carisolo, da Silvio Perciga, grafico della Rai TV di Milano, e ricordiamo che Silvio Perciga è il grafico che ha realizzato moltissime sigle delle trasmissioni maggiori della Rai di Milano, come Flash, condotta da Mike Bongiorno, e poi da Enzo Filosi, pubblicista di Pieve di Bono. La giuria, dicevo, si è riunita oggi, ha visionato
tutti i lavori fotografici, ha già compilato il verbale. Domani, nell'arco della giornata, noi daremo il risultato di questo concorso fotografico, mentre domenica, nella giornata di domenica, ci sarà la premiazione. Bene, per quanto riguarda il programma di questa sera, dopo il concerto che stiamo per iniziare, ci sarà una esibizione estemporanea del duo Otto e Barnelli, quel duo famoso che tutti voi penso avete ammirato alla trasmissione televisiva l'altra domenica, e è un duo tutto da vedere, da ascoltare, perché è veramente imprevedibile ed eccezionale. E poi avremo il programma fino a notte inoltrata del 4+1+1 questa sera, un complesso veramente eccezionale di musica leggera. Bene, a questo punto, amici, io sono lieto di salutare qui sul palcoscenico della Sagra del Folclore la banda musicale di Pieve di Bono, diretta dal maestro Feliciano Armani. E iniziamo il programma con di questa prima parte della banda musicale con una marcia tedesca di Ton Kotter dal titolo Hunter Mars, e con questa marcia un augurio di un ottimo inizio della nostra Sagra del Folklore e di un'ottima serena serata. Di grande attrazione il piano. Un buon bicchiere di vino al suono del Charleston.
sicuramente apprezzate anche le specialità gastronomiche nostrane, quali il capù e dolci nostrani. Logicamente tutto annaffiato con buon vino.